Dopo la nuova puntata in diretta del giovedì del GF VIP, il nervosismo tra alcuni vipponi è alle stelle, anche a causa delle nomination. Leggi anche, GF VIP 7, Edoardo e la richiesta a Elenoire, posso toccarle? La risposta di Elenoire che spiazza tutti. Su Twitter, alcuni utenti hanno carpito alcune affermazioni di Elenoire Ferruzzi. Che sembra proprio avercela con Nikita Pelizzon. Da fare fuori, a me su tutto mi puoi toccare ma quando ci provi con la persona che mi piace divento una belva, ha affermato Elenoire. Elenoire, per piacere ai 50 e passa anni, datti una ripigliata. Che Nikita manco ti pensa, ha twittato un utente. In giardino, le affermazioni di Elenoire contro Nikita sono state numerose, io non la reggo. Deve uscire. Stai sicura che insisto? Elenoire pensa di poter far eliminare Nikita, che ridere, ha twittato qualcun altro. Non è la prima volta che Elenoire viene sorpresa a deridere la modella, anche per via del suo accento e il suo modo di parlare. È successo di nuovo, durante la festa organizzata per Gele, tutti i vipponi erano in sala a festeggiare ed Elenoire ha pensato bene di imitare ancora una volta Nikita. Cominciando a parlare in inglese alla sua stessa maniera. Cristina 40 ha subito capito il riferimento e le due sono scoppiate a ridere. Anche in camera da letto, dopo la festa, Cristina, Antonino ed Elenoire hanno continuato a ridere ed Elenoire ha continuato a parlare in inglese. Spinalbese ha persino confessato di averci parlato e di aver sospettato che Nikita potesse avere un interesse per lui. Adesso basta però, una volta si scherza, due si scherza, alla terza di scherza ma alla quarta non solo è ossessione. Ma sei veramente una persona cattiva. Vogliamo fare qualcosa sì o no, ha twittato un utente. Tralasciando le prese per il CEO di Elenoire, Antonino dopo il dialogo con Nikita pensa di poterle piacere. Qualcuno gli dica che essere stato l'ex non famoso di Belen non significa avere tutte le donne ai suoi piedi, ora ha scritto su Twitter un altro utente. Foto, per gentile concessione dell'ufficio stampa and emulsion Italy.